Stresa, ore 13 di venerdì. Sto preparando a salire al Mottarone, una salita che ho già fatto 3 volte, però sempre dalla parte del Lago d'Orta. La giornata è buona, non è stupenda, però c'è il sole, c'è il cuore, sono alcune nuvole. Adesso ho parcheggiato alla piazza dell'imbarcadero di Stresa e sto salendo al Mottarone. Sono 17 chilometri, si va fino a circa 1400 metri. Ho lasciato Stresa da poco più di 10 chilometri. Adesso mi sono fermato a mangiare un panino. Questo è un bel posto all'ombra, in mezzo a un pezzetto di bosco, subito dopo l'Alpino. Passato Ginese, dopo Ginese c'erano 500 metri di strada tremenda, dal 500 metri al 12%, ho fatto fatica. Adesso mi riposo un po', arriverò alla stazione di pedaggio perché da qui in poi è una strada privata, è la strada dei Conti Borromeo e c'è da pagare per salire al Mottarone. Non so se i ciclisti pagano, comunque se mi chiedono, io pago. Sono arrivato alla casetta del pedaggio, come ho detto prima, questa è una strada privata. Ecco, questa è la casella del pedaggio. La signora sta lì con un bambino piccolo e ha detto che non devo pagare niente. Le macchine pagano 5 euro e le moto 2,5. Ecco, là si vede il Mottarone, però il sospetto che oggi andiamo per acqua. Comunque io alla prima voce torno indietro. Andiamo alla ricerca del Mottarone, che è là, eccolo là. Ecco, gli ultimi 5 km sono veramente duri. Adesso c'è un tratto, se non mi ricordo male, di Falso Piano. Io non l'ho già fatta questa salita, non è che... Ho detto che non l'avevo mai fatta, in realtà ho fatto 2 volte dalla parte di Orta e 1 volta di qua. Mi sono fermato adesso, sono a 990 metri, più o meno 1000 metri. Ho ancora 450 metri di dislivello e 5 km e mezzo di strada. E qua sono tutti tra l'8 e il 10%. Con un tratto di 500 metri segnato in rosso, questo vuol dire che siamo, in tendenza, oltre il 10%. Qua è molto bello. Ancora 1 chilometro di strada abbordabile, credo. Il panorama l'ho visto, adesso riprendo a salire. Ho lasciato la bicicletta, adesso mi prendo la bomba. E per carità, sono quei gel che mi hanno dato alle Canarie. Proviamo, magari vado su come una saetta. Mi saprò dire. Qui la salita è dura, che sono 4-5 km, tutti tra il 9,8 e il 10%, sono gli ultimi. Mi sono fermato per l'ultima volta alla Fonte Federica. Qua la salita è proprio spandita dalle fonti. Questa è l'ultima, per fortuna.
con la cima del Montarone. Questa è la strada che porta alla vecchia stazione d'arrivo del trenino, della cremagliera. È tornato un po' di sole, quindi niente acqua. Panorama un po' zero, perché andiamo a vedere se riusciamo a vedere il lago d'Orta. Ecco, là in fondo si vede il lago d'Orta. Eccoci al Mottarone. Sono le 6 più o meno, no? Sì, sono le 2. Questo è Moreno, che è arrivato da Borgomanero. Borgomanero. Un po' più forte di me. No, sì. Ecco, 2 col parapendio che stanno scendendo dal Mottarone verso il lago d'Orta. È ormai sera e non ho più tempo per fare altre riprese. Ultima sosta con vista sul lago Maggiore. La zona di Laveno, Luino, in fondo c'è la Svizzera, Verbania, Isola Madre dietro a quelle torrette, e l'Isola Bella. L'altra isola non mi ricordo come si chiama. Non era finita. Sono ormai a Stresa. Mi faccio ancora una panoramica. Ecco le isole. L'isola Pescatore, quella là, dietro l'Isola Bella. Là in fondo Baveno, qua sotto Stresa. Ecco il pezzo di Stresa, l'Isola Madre, la Verbania,